Oggi uno mi ha chiesto, cioè, no, oggi uno mi ha chiesto, ho fatto un video per un ragazzo che per una TV in Arabia, no? Che mi faceva delle domande e praticamente mi chiedeva cosa hanno Messi e Ronaldo, CR7, di Ronaldo. Ma il punto cos'è? Che quello che fa loro adesso, Ronaldo lo faceva 25 anni fa. Quando Ronaldo ha cominciato a quella velocità, a fare quei giochi di prestigio a quella velocità, erano sconosciute. Non so come No, si non lo può. faceva nessuno, non l'ha mai fatto nessuno. Adesso, Kamen, all'inizio della quarantena avevo fatto una sfida, un challenge, no? Praticamente fare dei palleggi, delle acrobazie. Tu vedi che tutti, ma tutti quanti, i bambini di 5 anni fanno la palla sopra il piede sopra la palla, la alzano col tacco, no? Colpo sotto. E la mettono sulla testa, la stoppano così, ma quelle cose lì perché? Perché anche con la TV tutti vedono Neymar, tutti questi giocatori che fanno queste cose e le fanno già da 10-15 anni, cioè sono quasi più giocolieri che giocatori, anzi, quasi. Ma Ronaldo faceva quei giochi di prestigio dentro il campo a 200 all'ora con un corpo che ti rimbalzavi quando lo contrastavi. Beh, lui è Oh. un centometrista, quindi lui faceva il doppio passo. Per esempio, Ronaldo, Cristiano, che è un devastante, non è veloce come Ronaldo era con la palla. Quell'altro era una roba, un centometrista che corre con la palla attaccata al piede e che ti fa il doppio passo. Infermabile, infermabile. Lui partiva, era un centometrista, perché lui è grosso come me, eh. Cioè, Sì, tu lo lui è una sai, roba. Sì, lui è lui una roba. Sì, lui è una roba così incredibile. lui è, Sì, poi cioè, c'ha ragazzi, il lui culo, le gambe, e rimbalzi. Cadi per rimbalzi. terra. Quindi lui è un centometrista devastante, di una velocità, una forza tecnica e il doppio passo che nessuno aveva mai visto. Non l'aveva mai visto. Ma non l'aveva mai visto perché a quelle velocità. Ma anche l'elastico. Non lo Quelle fa cose. nessuno, non lo fa Allora, nessuno. io mi ricordo, secondo me è stato un Inter Sampdoria, cosa ha fatto a Mannini Sulla sulla fascia. fascia sotto. Allora. Quelle cose lì, perché poi Cristiano, perché tu adesso Cristiano praticamente ogni partita sai che parti 1-0 perché c'è Cristiano. Il Cristiano però dello Sporting e del Manchester faceva quelle giocate quando andava sull'esterno, eh? Cioè l'aveva quella velocità e quella. Ma però aspetta, ma parliamo di 20 anni dopo. Cioè, Ronaldo, perché poi Ronaldo è arrivato all'Inter. Lui del 76 ha fatto 97, no? Qua, quindi 21 anni, 97-98. Capito? Ma lui le aveva già fatte al Barcellona, le Ha aveva fatto già 33 gol fatte. nel 33 gol a Barcellona. No, poi le ha fatte in Olanda. Lui è andato al PSV. Dal PSV. Cruzeiro, lui va al PSV. Carmelo, queste cose qua nel mondo non potevano essere pensate. No. Cioè, hai capito? Capito che cosa è stato? Ecco perché. È stata un'esplosione, lui è stato quello che ha fatto impazzire il mondo del calcio. Una Bravissimo. velocità, tutto per tecnica, qualità, velocità, poi il doppio passo, non è che faceva un doppio passo, faceva 3-4, tu non capivi niente, E si poi Carmelo, fermava, com'era ripartiva. possibile, cazzo, anche te da punta d'attaccante? Perché dopo tu, anche se sei forte, no? Quando il difensore ti arriva, un po' ti fa perdere il passo, cioè ti Sì? sbilancia. No, Ma lui. lui, ma rimbalzavano tutti, secondo me, cioè lui potevano esserci o non esserci, che lui partiva e arrivava. Ma è incredibile, Carmelo. Palla attacca. Ora io dopo ti mando un video di 4 minuti. Sì. Ogni partita facevo tunnel, scatti, stop. Ti faccio un video che dura 4 minuti, impazzisci di quello che combinava. La velocità che aveva lui non l'ho mai vista a nessuno io. Io sono andato a giocare, volevo giocare con lui, eh. Io durante gli allenamenti, io dicevo, io una roba così non l'ho mai vista, non è impensabile. I giochetti che faceva, le robe. Ma poi la palla, fermo, partiva, vum! Sembra che correva sopra l'erba, che non, cioè, non Incredibile. toccasse l'erba, capito? Come i treni che non toccano, che sono sopra. Così, proprio fine, era leggero, essendo così grosso, no? È Era questo, leggerissimo, è leggerissimo. questo, è per questo tu anche se tu provavi a mettere la mano, no? No, L'alettone. ma è No, talmente rimbalzo, tu grosso. la tua mano ti correva dietro, lui partì e lui addirittura prendeva forza sull'appoggio. Ma questa poi anche. Allora tu unisci tutte le qualità di un centro avanti, unisci. Velocità, tecnica, visione, scelta delle traiettorie. Poi dopo, lui quando è diventato grosso, che si muoveva meno, no? Dopo gli infortuni, Cammy, tu ti ricordi lui come faceva gol?
lui tirava due dita dal palo. D'interno. Tutto in te, lui non caricava perché non ce la faceva e non aveva nemmeno il tempo perché non era elastico, era grosso. Prendeva con l'interno, trovava il corridoino sempre tra la mano del portiere distesa e il palo. Tutto d'interno, calma. Cazzo, era come gestirlo con un joystick.